Il presidente della regione toscana Enrico Rossi ha fatto dei sopralluoghi in vari punti del fiume Arno a pochi giorni dalla piena di domenica. Rossi, accompagnato dall'assessore Vittorio Bugli, ha risalito il fiume partendo dallo scolmatore a Pontedera, passando dal bacino Roffi a San Miniato e concludendo con Fucecchio ed Empoli, città quest'ultima che ha visto allagate alcune strade in centro. Rossi ha annunciato altri 100 milioni di euro di investimenti per ridurre il rischio idraulico e ha detto che la regione è pronta a finanziare il progetto per il rio Vitiana per circa 800.000 euro. Il presidente ha dichiarato lo stato di emergenza regionale e ha fatto richiesta per quello nazionale. Verranno la prossima settimana, siamo già d'accordo, gli ispettori della Protezione Civile Nazionale per fare una prima presa d'atto, per rendersi conto di quello che è avvenuto. I sindaci sono stati già sollecitati e lo stanno facendo a mandarci la conta dei danni complessivi che si sono avuti. A Fucecchio ci sono anche imprese che sono state danneggiate, qui per fortuna, o meglio per gli interventi fatti in passato, sono state tutelate. Qui ci sono soprattutto famiglie, 80 negozi, ci è stato detto, e via via questo vale anche per altre parti della Toscana. I finanziamenti, che potrebbero arrivare dal governo, servirebbero per continuare a investire in opere che riducono il rischio e per aiutare privati e aziende danneggiate. Rossi, accompagnato da Bugli e dalla sindaca di Empoli, Brenda Barnini, ha incontrato i negozianti del centro che hanno visto i loro negozi riempirsi d'acqua. Il presidente ha detto che proseguirà nei prossimi giorni il giro della Toscana danneggiata dal maltempo, come è successo a Empoli. Abbiamo fatto il possibile per difenderci dalla piena dell'Arno, che in effetti è passata anche da Empoli, ma il sistema di chiusura delle cateratte ha fatto poi pressione rispetto a tutto il reticolo minore che sul nostro territorio era già carico da 20 giorni ininterrotti di pioggia. Sì, sono sempre momenti delicati, c'è stata parecchia paura, però per la prima volta, diciamo, visto l'evento, è stato notevole, perché siamo a livelli più o meno del 92, ci siamo anche resi conto di quello che si è fatto in questi anni. Cioè, abbiamo toccato con mano e, insomma, alcune opere importanti che sono state fatte hanno consentito di evitare il grosso, sarebbe stato veramente un dramma,